Amici di Canale Caccia, sono sempre qui con Raniero, approfittiamo dell'ospitalità all'interno dello stand di Shottanta, però andiamo ad affrontare un altro argomento. Allora, un argomento bellissimo. Si vede già dalla presentazione, caro mio. Parliamo di due ragazze, anzi tre ragazze, la terza è in viaggio, sta per arrivare, tre ragazze che sotto la mia direzione, i miei consigli, hanno aperto questo profilo social, Instagram, Le Tiratrici Italiane. Sono Raffaella, Laura e Francesca che faranno gli spettacoli insieme a me in tutto il mondo. Quindi qui abbiamo Francesca e Laura, le due ragazze che spareranno con le armi Winchester nei miei spettacoli, e adesso con molto piacere lascio la parola a loro. Era ora. Francesca, abbiamo già parlato di questa passione, no, che è nata scoprendo un po' questo mondo. Esatto. Ma ormai è coinvolgente questa passione. Sì, è molto coinvolgente perché appunto Raniero ci ha fatto appassionare al tiro, vedendo i suoi spettacoli, le sue performance, e vogliamo un po' emularlo, anche se il tetto è proprio altissimo, però ci accontentiamo nel nostro piccolo, essendo donne, ci accontentiamo di quello che riusciamo a fare e di portare appunto nello spettacolo di Raniero con la Winchester in giro per l'Europa, Game Fire e le varie tappe dove lui sarà presente. Beh, Francesca, dici nel vostro piccolo, ma qui si incomincia a parlare di buttare giù 10 piattelli. Beh, sì, cerchiamo di riuscire. Cerchiamo di riuscire. Sparate con la stessa arma con cui spara Raniero? Sì, con la Winchester. Ma quindi piano piano andrete a farvi personalizzare anche l'arma? Ma quello sarebbe un sogno Raniero è riuscito a realizzare in questo mondo armiero, magari, perché no, una donna, perché no? Una grande casa come Winchester immagino che vi supporterà senz'altro, perché portate un tocco di femminilità all'interno di questo mondo, ma la cosa principale è che sempre più donne si stanno appassionando sia al settore venatorio che al settore del tiro. Tra le altre cose abbiamo anche campionesse olimpiche praticamente sia nella fossa che nello skit, quindi c'è una tradizione enorme, e poi noi italiani arriviamo per primi. Esatto. Do it better, lo facciamo meglio. Sì, dico sì, bene? Sì. Certo, ecco. È uno sport appunto che si sta avvicinando a questo mondo femminile, per questo siamo fiere di... Siete le prime ambasciatrici del tiro acrobatico. Del tiro, esatto, acrobatico, freestyle. Bene, sì. Non male. E io non posso che augurarvi un in bocca al lupo. Ricordiamo ancora qual è il profilo Instagram dove gli amici vi possono seguire. Io ho come l'impressione che prima o poi gli fate barba e capelli a quel ragazzo lì, perché capito? No. Difficile, lo so che gli volete bene, però hai visto. Allora, Instagram, vi trovano i nostri amici sul profilo? Sì, Tiratrici Italiane. Perfetto. Francesca, Laura e Raffaella. Bene, Raffaella, speriamo di averla ai nostri microfoni a Caccia Village, dove penso che vi esibirete anche sull'arena a Winchester, Browning, anche a Caccia Village, per cui l'attesa è rimandata di poco. Nel frattempo aspettiamo che il nostro caro amico Raniero realizzi questo record che sembra veramente impossibile. 18 piattelli, cioè veramente inimmaginabile. Parlavamo 20 anni fa di raggiungere i 10 piattelli. Qui siamo vicino all'inverosibile dal punto di vista tecnico, ma se anche due ragazze come voi raggiungeranno i 10 piattelli, secondo me anche questo diventerà un record estremamente prestigioso. Bene, grazie per la vostra presenza e in bocca al lupo per tutto, naturalmente. Grazie.